Perché siete qua? Perché a me piace tantissimo l'atmosfera e è la seconda volta che vengo e è veramente bellissimo, non senti né il caldo né la fatica, perché veramente è divertentissimo, è per tutti. In questo anno ci sono stati diversi movimenti anti-gay da noi, sì, tipo Forza Nuova. Tu che cosa ne pensi di queste cose? Come le hai visti? Come le hai vissuti? Sono indicibili, per me è una forma di razzismo pari al delle persone di colore e cose così, è una cosa impensabile, soprattutto nel 2014. Quindi... Vuoi lanciare un messaggio a chi ci vuole male? In realtà a chi ci vuole male vorrei dire che siamo tutti uguali e che non è una malattia e che i malati siete voi se lo pensate. Grazie. No hate. Grazie a te. Cioè? Buon Pride. Vuoi dire qualcosa? No, mi vergogno. Lara, vuoi dire qualcosa alla telecamera? Salute. Ciao. Oggi il 20° Roma Pride, siamo qui per manifestare per i nostri diritti al grido di adesso fuori diritti. Vogliamo, pretendiamo che la politica ci dia risposte. 20 anni hanno cambiato la società, hanno cambiato questo paese, oggi il Pride è una manifestazione importante per la città, vogliamo che finalmente anche le istituzioni prendano atto di questi cambiamenti e rispondano ai cambiamenti che sono venuti nella società. Se rispondono alla società, la politica riacquista credibilità, riacquista consenso. Cioè, rispetto all'anno scorso c'erano novità, ci sono nuovi movimenti online o anche dal vivo in piazza che tentano di proprio apertamente di combattere. È quello che avviene nei momenti di crisi, purtroppo, è nei momenti in cui si capisce che il punto di rottura è quasi arrivato. Quelli che sono contrari a quel punto di rottura si radicalizzano, scendono in piazza, creano una contro quello che si chiama la reazione al cambiamento. Questa reazione è pericolosa, l'abbiamo vista in Francia dove ha vinto il Front National, l'abbiamo visto con l'accrescersi del razzismo in Grecia con Alba Dorata, in Ungheria con la vittoria delle ultradestre. Noi dobbiamo contrastare questo dando risposte alla società. Se la sinistra fa la sinistra, se la politica fa la politica, allora questi integralisti, questi neofascisti saranno messi al margine. Insomma, noi siamo veramente dentro un cono d'ombra, ora bisogna romperlo e prendere luce. Presidente, non tutti però sono d'accordo con il fatto che delle coppie composte da persone dello stesso sesso adottino dei bambini, perché si dice che il bambino ha bisogno della madre e del padre. Diciamo che questo disco incantato che ripete luoghi comuni e banalità lo abbiamo ascoltato fin troppe volte. Ci sono bambini nella nostra società ordinariamente violati nei loro diritti fondamentali. C'è una genitorialità irresponsabile e superficiale, dappertutto la vediamo. Anche qui quanta ipocrisia. Credo che chi è in grado di dare amore a una creatura e di crescerla, di educarla, abbia il diritto di poterlo fare. La legislazione europea sta facendo molti passi in avanti e ce lo ha dimostrato nel settore della lotta contro l'omofobia. Siamo sulla strada giusta? In Europa sì, ma qui non è Europa, l'Italia non è Europa. L'omofobia sta dilagando nelle scuole, l'omofobia è, diciamo, una sorta di pedagogia all'incontrario con cui si educano i ragazzini all'intolleranza. Siamo assediati dall'omofobia, siamo assediati da codici di intolleranza. Io credo che veramente c'è bisogno di svegliarsi e da questo punto di vista il Ministero dell'Istruzione in Italia ha fatto dei passi indietro, dovrebbe fare dei passi in avanti, invece non li vediamo. Faccio io? Ah no! Ciao!
roba. Sono felicissimo di essere qua, sono orgogliosissimo di essere il testimonial del ventennale del Gay Pride. In più il Pride non è solamente le tette di fuori, voi mostrerete soprattutto le tette di fuori, perché fanno molti click e funzionano, però siamo in TV quindi i click non contano, e però è tanto alto. E in più non è una manifestazione solamente per i gay, questa cosa è fondamentale, nel senso che sono invitati tutti, ed è una questione di diritti. Il giorno che verranno vietati, che ne so, il giorno che ai cattolici verrà vietato di andare nelle pizzerie, io scenderò in piazza per i cattolici perché hanno il diritto di andare nelle pizzerie. Io sono Martina, vengo da Prato e sono qui a Roma per la prima volta a fare questo Gay Pride perché, diciamo, sono entrata da poco in questo meraviglioso mondo e niente, sono qua per farci vedere, farci conoscere e dire che ci siamo anche noi e che vogliamo essere giustamente presi in considerazione e che siamo normali come tutti e alla fine, come vedete scritto qua, l'amore uguale per tutti, l'amore è per tutti. Ciao, io sono Simone, vengo da Pisa, questo penso sia il mio quarto o quinto Pride. Ciao, io sono Erika e vengo da Firenze e questo è il mio terzo Pride e sono qui perché appunto sostengo i diritti gay, sono lesbica e credo che tutti dei cittadini dovrebbero essere trattati allo stesso modo. Soprattutto questo, lasciarsi conoscere dalla cittadinanza, conoscere noi stessi, per poi appunto, come facciamo oggi in questo Gay Pride, continuare il nostro Pride quotidiano sul nostro territorio, nelle piazze di Ostia, nelle spiagge, nei luoghi di aggregazione. Questa è soprattutto la nostra missione. All'interno di questi poi abbiamo trovato tanti momenti per conoscere la realtà omosessuale, la realtà LGBT, studiare insieme e creare momenti più o meno ludici per avere maggiore consapevolezza di noi stessi. Oggi qui rivendichiamo i nostri diritti con i nostri corpi e con le nostre menti e per questo diciamo 10, 100 e 1000 Pride. It's raining men. Hallelujah, it's raining men.
ma purtroppo ci sono tante parti del mondo in cui ancora essere persone LGBT vuol dire essere punibili per legge, essere perseguitati dalla legge. Uno di questi posti è la Russia. Per questo abbiamo voluto dare uno sguardo internazionale al nostro Pride di Roma. Abbiamo voluto creare un link di solidarietà con la Russia. In quel paese si sta assistendo a un arretramento dei diritti e delle libertà per tutte e tutti. E questo ci deve far stare attenti, perché anche laddove i diritti sembrano acquisiti si possono perdere. Ma non voglio parlare io, voglio lasciare la possibilità di un saluto ai nostri ospiti che coraggiosamente, rischiando il proprio, la propria vita, con la loro visibilità, combattono la nostra stessa battaglia per le compagne e i compagni russi e di tutta l'Europa orientale e dell'Africa e dell'Asia. E allora lascio la parola a Svetlana e a Ekaterina che rappresentano il network russo LGBT. Io proverò a tradurre. Buonasera tutti, I'm going to be really green because I'm going to cry. You all are so gorgeous, so beautiful. It's such a pleasure to be here. I'm so happy. And, you know, I would give half of my life to see such an event in my own city. We have a long fight ahead, but you all give us really important lesson. Never give